Allarme di dispersione scolastica in Liguria. Gli studenti che abbandonano gli studi in età d'obbligo sono 4.000, circa il 16%, secondo quanto rilevato dall'Istat per il 2010, in aumento di 4 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Maglia nera agli istituti professionali, dove il rischio di dispersione arriva a toccare il 29% degli studenti. La formazione professionale è culturalmente considerata una situazione di serie B, con un straordinario errore da parte delle famiglie e da parte dei ragazzi. E questi dati ci servono per migliorare l'orientamento scolastico e formativo delle famiglie e degli studenti. Quindi in ambito di formazione professionale si concentra quella difficoltà allo studio che nasce spesso in altri corsi di studio dove probabilmente chi è andato a studiare avrebbe avuto la possibilità di scegliere prima e meglio il proprio percorso. Nonostante il dato Ligure sia inferiore alla media nazionale, che vede la dispersione scolastica al 18%, la Regione annuncia che presto saranno varati strumenti per ridurre il fenomeno, dal sostegno a famiglie e studenti alla revisione delle politiche d'orientamento. Abbiamo un dato che cresce in riferimento ai processi dell'immigrazione macroeconomici su alcuni territori rispetto ad altri. Siamo sotto la media nazionale grazie alla formazione triennale professionale in obbligo scolastico. Una ricerca dell'ISPOL dice che i dati sono più bassi di quanto questa ricerca regionale, che verrà poi presentata a ottobre, ci porta. Fossero anche 3.000, 4.000 solo i ragazzi che in obbligo non vanno a scuola e non completeranno i loro studi, secondo me è un numero enorme. Finché ci sarà un ragazzo solo fuori dalla scuola in età d'obbligo, il sistema avrà perso.